Paolo Castelluccio, candidato alle regionali per il Popolo della Libertà, come nasce la sua candidatura che poi sarebbe una riconferma? Bene, la candidatura nasce da una scelta strategica sul territorio fatta dal partito per una continuità. Naturalmente dopo i problemi di Rimborsopoli siamo stati un po' scandagliati dal partito e oltre alla rinuncia di alcuni c'è stata la deroga per me e per il consigliere Napoli. Abbiamo accettato questa candidatura per portare un contributo al partito, per provare a portare un po' di esperienza già acquisita, per provare a fare meglio in questa Basilicata. L'opposizione è stata fatta in un modo vero, affrontando i problemi più veri, problemi che sono problemi importanti, il tema dell'ambiente. I problemi ambientali, secondo me, dopo questa esperienza, sono i veri problemi della regione Basilicata. In una regione dove nel futuro dovrò vendere turismo, perché i ricchi del mondo noi non possiamo vendere altro che il turismo, dobbiamo conservare una regione sana, una regione dove la gente viene qui a villaggiare e non viene per ammalarsi. Noi abbiamo accettato tutti i candidati di tutta la componente, di tutte le liste, questa sfida non più per magari assicurarsi, come è successo nel passato, la pensione non ci sono, c'è solo la voglia di dare un contributo affinché la nostra terra, i nostri figli, li possiamo assicurare un futuro. Il vero, la politica deve fare questo, deve programmare per assicurare alle prossime generazioni un futuro migliore. Io dico che la politica si inizia a interrogare, la deve smettere. La politica non può mettere a noi che facciamo politica, entrare in una casa e trovare quella povera madre che apre il frigorifero e trova una cipolla germogliata e quattro patate verdi con due bottiglie di acqua. Siamo nel terzo millennio, viviamo in Italia. Noi ospitiamo 6 milioni di cose di extracomunitari e gli diamo posti di lavoro e non siamo capaci di rimettere in moto il volano economico per questa gente. Questa è una vergogna. Quindi io che faccio politica voglio prendere anche le mie responsabilità, le responsabilità che appartengono all'opposizione, di non prendere iniziative drastiche, quelle iniziative di scendere in piazza, di andare lì e bloccare la regione Basilicata, perché noi certe cose le abbiamo viste. L'altra sera alla presentazione della lista c'era anche il mio capogruppo Pagliuca, che devo a lui anche questo po' di esperienza, è stato un ottimo maestro per noi neoeletti. Abbiamo fatto ogni lunedì il preconsiglio per affrontare il consiglio di martedì, abbiamo sempre frequentato le commissioni, ci siamo confrontati prima di entrare nell'aula, nel parlamentino, per portare avanti i temi di queste commissioni, molte di queste commissioni, proposte di legge per aggiustare le leggi a favore di quello o di quell'altro. Naturalmente venivamo cancellati con i numeri, tante da portare all'onorevole Pagliuca alla disperazione a dire non mi candido, perché dice Paolo che mi candido a fare? Io non devo più opporre più niente a questa regione, ho fatto opposizione 3 legislature, ma quando dall'altra parte c'è il muro mi arrendo, basta, torno alla mia professione, perché non è possibile. È il nuovo presidente, un bravo ragazzo, io l'ho visto in aula, cosa gli vogliamo dire come persona? A Gianni Pittella, a Marcello Pittella non gli possiamo dire niente, però anche lui fa parte al sistema, ha fatto parte al sistema, altrimenti lui doveva prendere in mano e ne ha avuto la possibilità, perché le primarie sono segni di debolezza, non è segno di una forza vera pronta a rilanciare. De Filippo ha fallito. Il Rimborsopoli è sotto gli occhi di tutti che è pilotata dall'alto. Consiglieri regionali che spendono nelle attività di beneficenza, così come faccio io, qualche decina di migliaia di euro all'anno, non può essere sporcato per qualche migliaia di euro restituito e guadagnandosi 24 giorni di prima pagina di giornale. E questo perché noi siamo candidati, ci abbiamo messo la faccia un'altra volta, per dimostrare a chi ci ha indagato, per dimostrare a quanti ci hanno riso sopra, che la gente ci vuole bene.
non si metta solo una croce, ma che si possa piantare una bandierina vera per poter dare alla Regione Basilicata un volto nuovo, che è quello del Presidente Di Maggio, per provare a invertire la rotta di questi anni, per provare a far partire il volano di sviluppo, dove il nostro impegno sarà quello di concentrare tutte le risorse affinché le prossime generazioni non possano piangere come questa.